Siamo in compagnia del signor Tommaso Cespa, testimone oculare di un evento bellico qui avvenuto nel lontano 1943. E oggi alla Sala Eden ci sarà la presentazione del libro dell'avvocato Andrea Di Marco, dicembre 1943, tra cronaca e storia. Chi meglio di Tommaso Cespa può dirci cosa avveniva ad Ortona in quei giorni? Sì, noi civili, parlo dei civili, eravamo tutti preoccupati, che sai che cosa succederà quando arriverà la guerra qui, il fronte. È successo quello che è successo, la tragedia di Ortona. Lei cosa ricorda, anche se era un giovinetto? Sì, nel dicembre 43 avevo 10 anni e mezzo e ricordo tutto. Ora qui dirò qualche cosetta così, eravamo sempre terrorizzati, questo è vero. L'8 dicembre è stato ferito mio padre, 2 ferite ad una gamba, una terza scheggia gli ha tagliato la giacca, quindi una scheggia è passata tra il fianco e il braccio. Per qualche centimetro tagliava il fianco e mio padre può darsi che moriva, mentre si è salvato. C'è stata molta, molta fortuna, perché effettivamente ci sono stati tanti morti. Lei come si può definire? Un miracolato? Sì, non solo io miracolato, ma tutta Ortona, parlo del territorio di Ortona, compreso le frazioni e le contrade, perché nelle campagne c'erano molti sfollati, perché Ortona è stata fatta evacuare appunto per la pericolosità che poi c'è stata. Ma i bambini, è vero che avevate paura, ma come avete vissuto? Avevate dei momenti in cui volevate giocare, avevate l'esigenza di riunirvi? Cosa accadeva? Eravamo specialmente proprio nel furore della battaglia, da dicembre 43, rifugiati nelle grotte, scandinati, e per i bambini, dove stavo io rifugiato, c'era uno o due bambini di un anno circa, e quelli un po', la mamma cercava di tenerli a bada, di coccolarlo, però non era tanto facile. Noi più grandicelli, i nostri genitori, i nonni raccontavano le favolette, allora andava in voga le favolette, tenerla a bada. Chi raccontava, chi aveva vissuto la guerra del 15-18, raccontava delle loro esperienze della guerra 15-18, ecco un po' tutto. E c'erano dei momenti, come abbiamo detto, anche un po' allegri, spensierati, anche se erano delle... diciamo, come ha detto lei, si aveva paura, le bombe, i bombardamenti. Ecco, proprio per questo volevo chiedere, quando c'erano i bombardamenti, voi eravate nelle grotte, e in quel momento cosa accadeva? Accadeva sperando che le schegge non penetravano, chi erano nelle grotte era un po' difficile penetrare la scheggia, a meno che la scheggia penetrava proprio all'imboccatura della grotta. Fortunatamente dove stavo io non c'è stato questo pericolo, però una scheggia, noi eravamo rifugiati in una camera interna, una scheggia ha penetrato la porta della cantina, ha rotto una damigiana di aceto e si è fermato nel muro centrale, dietro col muro eravamo noi rifugiati. Una bella esperienza, e avete ringraziato il cielo per questa cosa. Certo, certo, abbiamo ringraziato tutti, almeno chi si è salvato, chi ha avuto morti in famiglia. Ci sono stati molti morti in una zona, nel contrada Bavi, sono morti entrambi i genitori, si rischiava la vita per salvare un'altra persona. E proprio in contrada Bavi, la famiglia Bisignani, è stato ferito il capofamiglia. La moglie, per andare a vedere cosa era successo al marito, è stato colpito anche lei, la moglie, da una scheggia, ed è morto anche la moglie. Sono rimasti i ragazzi a 8 e 10 anni senza genitori. Poco più lontano, qualche centinaio di metri,
un'altra coppia di genitori, quindi poi non parliamo chi ha perso la mamma, chi il fratello, che, eccetera. Ci sono stati tanti lutti e questa sera lei è qui per testimoniare e questa esperienza e aspetteremo anche la presentazione di questo bellissimo libro dove ci sono cronache e storia. Grazie. Grazie a voi per la cortesia. Incontriamo Tanino Basti, che è l'editore di questo bellissimo libro. Cosa ci può dire su questo libro? Dunque, questo libro è Ortona 1943, fra cronaca e storia. Praticamente questo libro raccoglie tutti i diari di guerra che sono stati prodotti dai soldati, dagli ufficiali, sia tedeschi che canadesi. E soprattutto per quanto riguarda il Canada, nell'archivio di Stato ha trovato veramente tantissimo materiale e quindi ha prodotto questo libro di oltre 350 pagine che diventa veramente un punto di riferimento per tutti quelli che in qualche modo vogliono studiare la storia della battaglia di Ortona. E cosa dire, è stato un periodo particolarissimo il dicembre del 1943, in quanto veramente si è creato un discrimine fra prima della guerra e dopo la guerra, cioè le varie generazioni, persone di una certa età, hanno proprio come riferimento prima e dopo la guerra, quindi questo fa capire proprio, sono state due ere vere e proprie. E la cosa interessante è che in questi diari veramente viene appuntato tutto, centimetro per centimetro, minuto per minuto. E però ecco, si coglie anche questa amara, diciamo, constatazione, che cioè i più vessati, i più che hanno sofferto sono stati proprio i civili. Sono stati i civili e quindi purtroppo tutte le guerre, come oggi viviamo questa tragedia della guerra in Ucraina, dove chi soffre più di tutti sono i civili e quindi veramente la pace è un obiettivo, perché purtroppo ogni tanto l'uomo non si sa perché ricomincia a fare le guerre. Speriamo che si arrivi veramente a una pace giusta e duratura. E per questo libro non poteva mancare lo storico Marco Patricelli, che questa sera è qui per presentare il libro di Andrea Di Marco. Cosa può dirci su questo libro? Innanzitutto che Andrea è un carissimo amico, è un ricercatore serio, è una delle poche persone che in Abruzzo ha approfondito le tematiche storiche senza fermarsi alla superficie, come è stato fatto purtroppo per decenni. Il suo è un lavoro molto rigoroso, molto scientifico, ma anche molto godibile, che dà una chiave di lettura intrigante di quella che è stata l'epopea della linea Augusta fino a Abruzzo e segnatamente della battaglia di Ortona. Lo storico. Lei personalmente ha questa passione che porta anche come professione. Io volevo entrare un po' nel suo mondo. Cosa mi può dire da storico per questo periodo della guerra del 43? Che il 43 è stato un anno drammatico per la storia d'Abruzzo ed è stato drammatico per le popolazioni d'Abruzzo, perché qui il fronte è ristagnato 9 mesi, ci sono state battaglie sanguinose come il Sangro, il Moro e la stessa battaglia di Ortona, ci sono stati i primi eccidi di massa e c'è stata la tattica della terra bruciata che ha provocato delle distruzioni immani, che giustifica in buona parte quella che è stata l'emigrazione proprio degli abruzzesi alla fine del secondo conflitto mondiale. Qualcosa che può trasmettere lei come storico per quanto riguarda, a prescindere, noi abbiamo sempre una sequenza per il libro dicembre 1943 tra cronaca e storia. Lei un messaggio che vuole dare anche ai giovani riguardo far venire la passione per la storia? La storia è una materia, è un tema affascinante e non chiede altro che di essere sedotta, quindi c'è bisogno di accostarsi con curiosità, con voglia di conoscere, con voglia di ragionare e poi compirà quel miracolo di affascinare tutti coloro che avranno voglia di ascoltarla. Io la ringrazio e le faccio gli auguri di buon lavoro per tante altre storie da raccontare. Grazie a voi.
Siamo in compagnia di Camillo Della Nebbia, giornalista, che questa sera è stato invitato amichevolmente dall'avvocato Andrea Di Marco, che presenterà qui un libro fantastico. Mi hanno detto che è stato promotore, ha aiutato nella divulgazione e la presentazione di questo libro, giusto? Cosa puoi dirci? Ma è un libro molto bello, devo dire. È un libro che racconta di un lavoro certosino fatto dall'amico Andrea Di Marco, perché ha fatto delle traduzioni veramente importanti di questi diari storici, sia canadesi e sia, diciamo, da parte tedesca. È una persona che ama la sua storia e condividiamo questa passione insieme, e quindi con molto piacere questa sera siamo qui a presentare questo libro, che spero riscuota veramente un bel successo e che ritengo tutti gli ortonesi, ma anche, diciamo, tutti gli abruzzesi dovrebbero avere a casa, perché è la storia nostra comune, quindi è una storia che va conosciuta e che non va dimenticata. E per questo io la ringrazio e a breve ascolteremo la presentazione di questo interessante libro. Grazie e buon lavoro anche a lei. Grazie, buonasera. Siamo con Carlo Fonzi, presidente dello IASRIC. Cos'è lo IASRIC? È intanto un nome difficilissimo da pronunciare, è l'acronimo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, che è un ente regionale del Consiglio Regione Abruzzo ed anche come territorialità tutto l'Abruzzo. Ovviamente ci occupiamo di storia della resistenza, di storia contemporanea, e l'istituto è costituito da soci che a domanda appunto ne fanno parte, e i nostri interessi sono quelli anche di divulgare e di partecipare ad eventi come questi, diffondere la storia contemporanea è uno dei nostri obiettivi. E quindi questa sera la vediamo qui ad Ortona perché c'è la presentazione di un interessante libro, giusto? Cosa può dirci? Beh, intanto è un ulteriore contributo a una delle pagine di storia più drammatiche del nostro Abruzzo. L'Abruzzo sembra quasi che sia stato estraneo alla grande storia, quasi non abbia avuto assolutamente problemi o non abbia dato nessun tributo di sangue a quella che è stata poi la liberazione, eccetera. In realtà l'Abruzzo, e nel caso specifico Ortona, sono certamente stati attraversati dalla storia, sono stati attraversati dalla guerra. La linea Gustav partiva dal Garigliano, da Gaeta, ma montava, arrivava a Ortona, quindi è evidente che parlare di questo libro significa andare a riaprire una pagina importante. E Andrea Di Marco, peraltro, è uno studioso importante di questi argomenti, avendo già scritto precedenti testi sulla battaglia di Ortona. Oggi parlare della guerra è abbastanza importante, soprattutto che ancora in questi giorni si parla dell'Ucraina, ma ce ne sono tanti altri nel mondo. È un discorso abbastanza globale, giusto? Sì, noi non pensavamo, nel senso che le guerre ci sono sempre state, anche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, però l'Europa, l'Italia avevano goduto di questi 80 anni di pace, perché in realtà gli avvenimenti, la battaglia di Ortona è accaduta 80 anni fa, ma è passato un anno da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, e certo i timori sono tanti. È chiaro che, a parte le conseguenze di da tanti punti di vista, compresi quelli economici, ma il problema è che sulle guerre è difficile anche far previsioni, e quindi speriamo che possa concludersi presto, e insomma è comunque il sacrificio di vite umane anche in questa guerra è terribile. La ringrazio. Grazie a lei. Finalmente incontriamo l'autore di questo stupendo libro. Ho ascoltato i partecipanti e hanno detto che è molto interessante, è pieno di storia, è pieno di raccolte. Cosa puoi dirci su questo libro? La ricerca storica deve essere fatta attraverso i documenti. Io sono uno di quelli che va da anni sostenendo questa versione. I documenti sono importanti per poterli esaminare, per poter raccontare le storie che riguardano il territorio, e sono soprattutto fonte inesauribile di informazioni. Per chi come me ha l'abitudine di passare la maggior parte del suo tempo riservato, che sottraggo alla famiglia, negli archivi, ho la possibilità di
conoscere storie e anche personaggi che hanno dato un grosso contributo al nostro territorio, e tra questi sicuramente ci sono anche i combattenti della battaglia di Ortona, sia i canadesi sia i tedeschi, perché sono tutti protagonisti nel bene o nel male di questa storia, e anche i cittadini che sono stati vittime inconsapevoli di quello che è accaduto tanti anni fa, 80 anni fa, su questo territorio, e sul quale bisogna continuare sempre a raccontare e a conservare il ricordo per le future generazioni, perché il rischio che si corre è che tra qualche anno questa storia verrà dimenticata, perché non interesserà più a nessuno. E allora il lavoro che dobbiamo fare noi, e io in questo modo ho contribuito anche grazie al mio editore, il quale mi ha dato un grosso supporto, ha dato diciamo anche una notevole considerazione al lavoro fatto e alla mia persona, stiamo cercando di portare a termine. L'obiettivo è questo: dobbiamo dare alle nuove generazioni la forza di continuare a raccontare questa storia, a studiarla in tutti i suoi aspetti, perché le generazioni degli ortonesi non la devono assolutamente dimenticare. Grazie. Prego.